Buongiorno a tutti, siamo al Salone 2014, io sono Luca Nichetto e quest'anno presento due nuovi prodotti per Arflex. E sono molto orgoglioso di questo perché per lavorare con un'azienda storica del design italiano è sempre molto piacevole e ti dà comunque una serie di spunti anche nel confrontarti con i maestri del passato, cercando comunque di dare uno sguardo al futuro e di disegnare qualcosa che abbia comunque un legame con la storia dell'azienda. Presento due nuove poltrone, una si chiama Lidl ed è una poltrona dove sono seduto in questo momento, che è una famiglia di poltrone. L'idea nasce da avere una specie di conchiglia dove su questa conchiglia ci sono degli elementi che vanno applicati e si creano così diverse tipologie di poltrone. In questo caso qua io sono seduto nella versione alta, avvolgente, diciamo con le orecchione. E poi c'è la versione invece con lo schienale più basso e la versione con lo schienale medio. E poi abbiamo sviluppato tre tipi di basi diverse. Una base, diciamo, girevole che può avere anche l'oscillante. Una base invece in metallo con le quattro gambe e una base in legno. Questo permette chiaramente di ampliare, di aprire la serie di opportunità che questa poltrona può dare al consumatore finale. E un altro prodotto che presento sempre per Arflex quest'anno sono la Bergère, mi piace chiamarla Bergère perché è proprio lo spunto, Serena e appunto il suo puff, l'ottomano Doge. Serena Doge perché? Perché comunque io sono veneziano e l'idea iniziale di questo progetto nasce proprio osservando quello che succedeva nei palazzi veneziani nel 700 o 800, dove c'erano queste poltrone in velluto, le classiche appunto Bergère, e io ho voluto con Arflex sviluppare questa nuova diciamo Bergère con mantenendo però il processo che veniva utilizzato normalmente, però rendendo delle forme e lo stile più contemporaneo. E nella Bergère secondo me quello che mi interessava è che da una parte, diciamo, con LED c'è una famiglia di prodotti super confortevoli dove il comfort è molto, molto importante e hai un certo tipo di seduta, mentre con Serena hai un altro tipo di postura e un altro tipo, se vogliamo, anche di ergonomia che ti permettono comunque di abbinarli in ambienti completamente diversi. Per quanto riguarda i miei amici giapponesi e il mio rapporto col Giappone, sono molto contento di appunto avere questa opportunità anche di essere in contatto con Arflex Japan grazie a questa collaborazione. Prima di tutto perché amo moltissimo il Giappone e ci sono stato diverse volte. E secondo perché penso che appunto questa storia del Made in Italy trasportata anche in un altro paese con una cultura incredibile sia un abbinamento eccezionale. Grazie.